Buongiorno, 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 benvenuti, buongiorno a come tutti. vedete oggi in edizione allargata, e non era una battuta, Basta, edizione dico allargata, nuovo di stazza. Esatto. fantastico ospite, Questo. che oggi è grande Masoni, oggi si parla di musica e ci chiede un po' di dare un po' di, anche so, di fare un po' di Sì. unire notizie a Cioè, musica, vediamo un po' come si anticipazioni, un po', riesce a sì, fare. certo. Come va? Innanzitutto, caro Masoni. Io Io? abbastanza bene, c'ho anche vedi, lo Sì, lo zoccottino un zoccotto po' non alla è luce casuale, dalla, non è perché insomma, casuale, come ecco. vedete, insomma, abbiamo Sì, non è solo per il apparecchiato. freddo di stagione, ma insomma anche perché c'è un riferimento bello preciso a Esatto, questo. esatto, esatto, esatto. E abbiamo avuto ospite per il lancio di queste Sì, serate, la prima dedicata a De André. Oggi, come è evidente, si parla di sì. Sì, Dalla. Lucio. Sì, purtroppo c'è Fabrizio Bartellone che è presente solo in spirito, ma insomma, Esatto, ecco. no, io mi sarei fermato, purtroppo c'è Fabrizio Bartelloni, Ah, basta, punto. ecco. Cioè, mi No, sarei fermato vabbè, là. impegni di Poi. lavoro lo hanno trattenuto e vabbè, insomma, li crediamo perché la verità Sì, è questa volta, questa volta, va questa bene. volta. Insomma, comunque, grande successo con De Sì, André, De insomma, André è cosa. abbastanza pazzesco, purtroppo abbiamo dovuto mandare via persone in fila, abbiamo una lista d'attesa bella lunga. Insomma, bene, stanno funzionando questi incontri in gipsoteca, nonostante siano di sabato pomeriggio, che uno dice, ma un orario un po' scomodo, in realtà, insomma, Però, stanno insomma. andando bene. Con Lucio Dalla abbiamo già un sacco di prenotazioni, quindi bene, 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 siamo andiamo avanti. contenti. Oggi, allora, oggi facciamo un giochino, così, Aiuto. no, leggiamo le notizie, se ti viene in mente Qualche collegamento a Lucio una Dalla. canzone, di un Ok. titolo della canzone di Dalla da associarci, Certo. diccelo. Va bene, va bene. Allora, cominciamo ovviamente sempre dalla notizia che però a questo punto diventa una buona notizia, quella dell'incendio del Monte Pisano che è stato, possiamo dire, spento, ormai rimangono giusto, insomma, qualche squadra a vegliare sul territorio, però non insomma, i focolai sono praticamente estinti per fortuna perché si è calmato il vento, le operazioni sono andate avanti tutta la notte ieri e tutto il giorno della giornata di ieri, quindi cominciamo a vedere qualche titolo. Allora, Mario in lacrime, vivo un incubo, ogni cadere una stilettata al cuore, l'ottantenne che ha bruciato i rovi innescando l'incendio si difende ma viene smentito dai vigili del fuoco sul posto in 16 minuti, distrutti oltre 230 ettari di bosco, il comune di Vicopisano si costituirà parte civile. Allora, chi è? Questo l'avevamo già cominciato a conoscere ieri poi l'abbiamo proprio conosciuto in maniera, cioè, anche lì è successa una storia meravigliosa. Eccolo qua, Mario Abbondanza, l'ottantenne, agricoltore, ex impiegato dello Stato, che bruciando alcuni rovi, C'ha lo zuccotto anche lui. c'ha lo zoccolo anche Sì. lui, è proprio giornata, gli è scappato il fuoco, una scintilla, dice lui, presa da una folata di vento improvvisa, questa è la sua versione, e da lì è partito l'incendio. Personaggio pittoresco, possiamo Sì, contadino dire. chic, innanzitutto già con lo zuccotto, quando sono arrivato doveva fare la doccia, non si è presentato prima di un'ora, nel senso, Sì, lo so che ero. l'igiene personale ti stupisce, ma c'è gente che si lava. Guarda, io Solo nel per la senso. stampa, forse. Cioè, no, ma dice, non posso, capito? E gli ho detto, guardi, 5 minuti facciamo un'intervista, un attimo. No, 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 no. Per fare l'intervista devo fare la doccia, nel senso. Vabbè. E quindi è Vabbè, questo. sentiamo, sentiamo. Sì. Neale 6, neale 7, neale 8, neale 9, non c'era più o meno come adesso. Non Io c'era scemo, vento. c'ho 80 anni, c'ho 40 anni, che sto qua, mi è battaglia con vero. Il signor Mario Abbondanza, l'abbruciatore, punto in cui il signor Mario. Questo è proprio l'olivo. Ah, Questo è ok. Sì, proprio esatto. uno dei punti dove è partito. Ma chi senza fiato perché si è fatto fare Sì, tre gradoni per arrivare sopra e cioè. c'è morto. Sì. No, perché a quel punto lì ero tranquillo, no? Mi faccio questi 3 gradoni, nel senso, lui mi richiama e io Ah, devo fare lo stand, quindi ok. dovevo fare tutto veloce. I vigili sono arrivati qui alle 10:13. Io non li ho Non visti, li ho visti. io non li ho visti, io non ho visto un getto d'acqua andare sul fuoco, non l'ho visto. Vabbè, lui dice non è venuto nessuno qui. Cioè qui, Esatto, però esatto. lì, nel Ma senso, io ho non è letto che che. si è lamentato perché i carabinieri sono andati a fargli la multa. No, lui Sì, ma diceva, questa sono storia, cioè, arrivati, voglio dire, subito i cosa ti aspetti? carabinieri, Sì, ma non i vigili del fuoco. Cioè, lui si aspettava che non arrivasse quantomeno un'autobotte qualcuno, e invece ha detto, io non ho visto nessuno che gettava acqua sul fuoco è il vigile del fuoco. perché, Incredibile. insomma, magari bastava intervenire
con più acqua subito lì, sì, e sì, non si sarebbe propagato. Questa è la sua, questa è la sua versione. I vigili del fuoco ne danno un'altra, dicendo insomma, ci siamo dovuti preoccupare di altre, cioè di come viaggiava il fuoco. Certo. Quindi, Poi c'è il sindaco che ci fa vedere la delibera, Taglioli, esatto, di quello che bisogna fare. Per è scritto in eretto, è scritto in eretto grande. Una delle cose, poi bisogna essere non mai da soli, bisogna avere l'acqua intorno. Si poteva fare in un altro momento, per di più è pensionato, cioè tutto il tempo che voleva. Dice che bisognerebbe avere vicino un secchio d'acqua, qualcosa, ce l'aveva. Un secchio d'acqua che ci fa? Il secchio d'acqua va bene qua, là c'è il tubo dell'acquedotto di Vico Pisano. Se fosse venuto un vigile, si poteva pure attaccare. Vabbè, c'era anche l'allerta, per esempio, c'era un codice giallo per il vento, lo sapeva. Ma questo non lo sapeva. Il pentimento è di averlo fatto. E seppure ancora. Ecco, più o meno, c'è la parte finale che è una riflessione amarissima. Sì. Tanto io quando vivo come una domiciliare. Adesso un'ora e mezza al giorno adesso. Da adesso all'entro, perché sono sempre qua. Con gli ulivi e per gli ulivi. Cioè, non me lo meritavo proprio. No. Una cosa di questo genere. La sfortuna. Vabbè, insomma, ora siamo sì, no, vabbè. Umanamente io ci ho passato un pomeriggio con quest'uomo e umanamente mi dispiace, lui si è reso conto di aver fatto una grandissima cazzata, perché quello è, e però insomma l'ha fatta, cioè c'è poco da fare, voglio dire, poi le altre giustificazioni che si può dare o che si vuole dare, ma insomma, però ecco, non è una persona, cioè è una persona che oggettivamente vive per quel territorio, vive in quel territorio, quindi quantomeno non c'è dolo, poi insomma le patenti di colpevolezza insomma le dà un tribunale, non le dà un giornalista, quindi insomma, io posso solo dire quello che ho visto. Quindi. No, anch'io stessa identica cosa, lui veramente amareggiato, come dice ogni Kader, è una stilettata e tutto il resto, però... Però l'imprudenza c'è stata, c'è poco da fare. Sono andato in fumo a 350 ettari, mi pare. Un po' qualcosa meno, sì, ma comunque... Cioè, ragazzi, non è uno scherzo. Cioè, no. Quello che dice il sindaco è vero, cioè quando uno appicca questi piccoli fuochi deve essere in grado anche di poter spegnere eventuali... insomma, quindi... Credo ci sia molto... cioè io, ad esempio, non ho avuto modo di metterlo nel pezzo. Ho trovato un altro contadino, no? Che diceva: beh, se lo facevo io so gestire il fuoco. Sì, no, c'è un po' di autogestione, ecco, sì. Su questa cosa, cioè, tanto a Pirlo, cioè brucio, ma sto là. Vabbè, insomma, complicato. Vediamo altri due titoli. Se ti viene in mente tanto te, invece una canzone. Esatto. Allora, ignora l'evacuazione per salvare la casa. Una bomba atomica esplosa in paradiso. Stefano, moglie e figlia erano al sicuro. Io non potevo andare. Andrea, la mia azienda agricola è in ginocchio. Insomma, testimonianze prese ovviamente dai vicini, insomma, da chi vive sul versante di Vico Pisano. Sì, era un po' la persona che non voleva andare via l'altra sera quando, esatto, il sindaco diceva. Infatti, noi avevamo incontrato la moglie. E la figlia, esatto, che erano tentati di andare a prendere lui, ma lui non voleva venire via, insomma. Esatto, vai Marco, un altro sempre su questo. Ecco, Taglioli, comunità ferita ma unita. Ziello se n'è fregato come sua madre. Stoccata del sindaco al deputato che aveva preteso solidarietà per il raid alla sede della Lega nelle ore dell'emergenza rogo. 230 gli ettari in fumo, sì, mi sono valutati un po' di numeri in libertà in quei giorni. E vabbè, qui si innesca una polemica politica, insomma, sinceramente, sì, anche abbastanza stucchevole. Perché l'onorevole Ziello è originario di quei luoghi, giusto? Sì, esatto. Abbastanza stucchevole su questa cosa, insomma, devo dire che si poteva evitare, cominciata da Ziello ovviamente, ma insomma. Quindi in fiamme, cosa sei? Fumo, non ti viene in mente nulla? Com'è profondo il fumo? Com'è profondo? No, sul fumo no. Anche perché davvero gli argomenti di Lucio Dalla sono... sempre, se uno va, presente le cloud, no, delle nuvole, sì, le parole più usate nella discografia, te vedi cielo, stelle, vedi mutande, vedi questa roba qui, ma no, non vedi cose molto terrene. Interessante anche questo aspetto delle, ecco, delle, una cosa su Dalla, per mutande, me c'era una marea di canzoni in cui lui nomina le mutande, insomma, certo, sì, no, ma poi diventano piccole
piccole cose, ad esempio. Volevi parlare di Disperato Erotico Stop. Stop. Un'altra citazione. Non la fai. Vabbè, non okay. No, ragazzi, ecco. Dalla, secondo me. Cioè, io ho avuto questa impressione, poi dimmi te se è molto sottovalutato. Cioè, non so, sì. Forse si è creata una nicchia di grandi estimatori, ma non ha avuto. Dalla ha avuto un successo pazzesco in cui lo trovavi in ogni dove all'inizio degli anni 80, cioè fra il 79, 80, 81, 82 non sfuggivi a Dalla. Okay. In qualsiasi trasmissione, ma ricordo anch'io da piccolo questo successo di quest'uomo brutto oggettivamente, no? Tutto peloso che stava chino sul pianoforte, eccetera. E infatti ci fu anche una copertina dell'Espresso molto interessante, mi ha chiesto Dalla, no? E poi ha avuto un'altra enorme, no, un'enorme fase di successo con Caruso. Ah sì, certo, che noi abbiamo Caruso, ecco, questo qua è live da cui è tratto, poi l'unico inedito in studio, in realtà è registrato dal vivo anche in studio Caruso. Senti là. E poi altri successi, Attenti al Lupo ovviamente nel 90, Canzone nel 96, sì, è stato un successo allucinante, enorme, sì, esatto. Forse il suo più grande successo in termini di numeri di dischi venduti. Però poi ha ragione, no, che c'è un ritorno, diciamo, di pubblico andato un pochino calando. Andato anche calando, diciamolo chiaramente, perché negli ultimi 15 anni la qualità artistica dei suoi dischi è andata calando. Quindi questo, no, io ho avuto l'impressione anche che, non so, io a un certo punto mi ricordo che se ne sarei parlato come il jazzista italiano, no? Quindi c'è, cioè, nel senso, non come un cantante pop, diciamo, o insomma, o così, ma come... Senti, tanto se ne parla subito, mi pare. Sì, allora, sì. Una difficoltà che abbiamo avuto io e Fabrizio Bartelloni nel preparare questo incontro è proprio questo, cioè abbiamo messo come sottotitolo l'universo Dalla, perché veramente era un universo. Lui nasce come jazzista, effettivamente. Questo disco qua è un disco veramente, raro, lo faccio vedere perché è veramente una rarità. Esatto. Un disco del 1964, la sua prima incisione, dove lui suona con i Flippers accompagnando Edoardo Vianello, che è questo signore qua, pinne, fucili ad occhiali, abbronzatissimo, eccetera. Lui suonava il clarinetto lì, girava l'Italia, girava il mondo, l'Europa, insieme a altri personaggi importanti, tipo il pianista di Maurizio Costanzo Bracardi, catalano che poi andò con Arbor, eccetera. E quindi cominciò così, poi si è, grazie a Gino Paoli si è dato al pop, che lo convinse a cantare, lo portò a Sanremo con due mezzi flop, e poi piano piano ha avuto il tempo però Lucio Dalla di maturare ed arrivare a grande successo con 4 marzo 43 ovviamente, okay, nel 71, esatto. Piazza Grande nel 72, eccetera. Poi però contemporaneamente si è occupato, oltre che di pop, di roba sperimentale. Esatto. Ha fatto 3 dischi pazzeschi con Roberto Roversi, incredibili, splendidi, però molto difficili, che arrivavano meno al pubblico. Meno al pubblico, negli ultimi anni di vita si è dato anche alla musica classica, ha fatto il regista, ha fatto il regista di Pierino e Lupo come di balletti, cioè era veramente una personalità proprio multiforme, sì, assolutamente. Quindi non si può incanalare. E quindi è cinema, difficilmente sono... anche promuovibile, ecco, diciamo, è molto era complesso, anche poco gestibile come personaggio, esatto. Insomma, sì. E poi, diciamo la verità, al momento della sua morte nel 2012, sì, c'è stato un grosso afflato popolare, ricordo insomma i funerali in Piazza Maggiore, furono una cosa incredibile, in diretta televisiva, eccetera. Però poi dopo litigi fra la famiglia e il compagno Marco Alemano, purtroppo fanno parte del copione, secondo me, quindi hanno messo su una fondazione un paio d'anni dopo, ma niente, comunque molto, molto affascinante, immagino, assolutamente, assolutamente, anche cioè, musicalmente affascinante, ecco. Quest'anno Bologna gli ha, per Natale gli ha dedicato, stanno andando avanti, finiscono proprio il 4 marzo per il suo compleanno, hanno continuato a esporre queste luci in via D'Azeglio, se non ricordo male si chiama la strada dove abitava lui, con i versi di l'anno che verrà, che esatto. Caro amico ti scrivo, eccetera. Esatto. Vabbè, andiamo avanti con i titoli. Allora, si parlava prima di canzoni, di come si cambia per non morire, diciamo, sia le alleanze al doppio mandato di Mario Cancella e Tabù, del movimento, la svolta dopo il crollo in Sardegna cambia anche la struttura, ma decideranno gli attivisti, dubbi fra gli ortodossi. Eh sì, e qui, qui un... Beh, qui una canzone potrebbe essere Balla Balla Ballerina. Beh, abbastanza sì, distinto, sì, insomma, sì, no? Sì, ecco. Sì, 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 siamo, vabbè, cioè. Ma fosse solo questo il titolo, cioè c'è in questo momento l'apertura del Corriere della Sera, che è, cioè, è fantastico. Asse, cioè, di Trienlega. Asse di Trienlega sulle infrastrutture, no? Dove dicono no alla propaganda del Movimento 5 Stelle, ma Salvini frena, tuteliamo Di Maio, cioè, ma
Che è terribile come cosa, perché vuol dire che quello è l'alleato di cui ho bisogno perché posso manovrarlo, cioè, certo, o quantomeno posso, diciamo, certo, gestirlo. O come minimo, cioè, nel senso, mi ha fatto talmente un favore questa piattaforma che mi ha evitato un processone, certo, dove io vai a sapere come cadere, è, esatto, vai a sapere, c'era una posizione politica, eccetera, eccetera, e quindi... massima tutela per Gino, esatto, cioè, amore mio, salviamo il soldato Di Maio. Allora, andiamo avanti. Infatti Grillo medita l'addio, ho creato un mostro, retroscena mentre la Ladura gli chiede di sfiduciare Di Maio, lui vorrebbe lasciare. Allora, troppa presunzione e dilettantismo, non siamo all'altezza. Allora, caro Beppe da Genova. Eh no, e ora è facile. Ah sì, eh. Ah, adesso ci ripensi. Eh no, adesso si sta sulla barra. Ma è esatto. Si leva, Non ho capito, ma è che... Ah no, mi sono sbagliato. Ma vabbè. Salga a bordo, cioè uno dei, e glielo può dire proprio. Ma l'hanno buttato fuori. Vabbè, ma lui glielo dice al Grillo, gli dice: guarda, non funziona così. Prendi la biscaggina, via, è più da fare. Andiamo avanti. A proposito di iniziative del Movimento 5 Stelle, i navigator, 280 euro per diventare navigator, il mestiere ancora non esiste, invece corsi sono già un affare. Qui abbiamo la testimonianza di Leonardo Evangelista, che è uno psicologo formatore di consulenti all'orientamento, con scappellamento a destra anche. Ricevo decine di richieste, ma specifico di non poter offrire alcuna garanzia di ottenere quel posto. Perché ancora... Aspetta, è solo l'uomo della strada, fammi capire. Questo è uno di Livorno che dice: noi centro per l'impiego... Grosseto, dove è stato scritto, sì. Ok. C'è una voce fuori campo? Sì, c'è una voce fuori campo che un po' disturba. Ma allora, quindi il centro per l'impiego sta già organizzando corsi per questi navigator, però dicendo: vi facciamo i corsi, però poi... Sì, no, ma io penso che sia una formazione privata quella. Questo lui organizza i corsi per diventare navigator, che è quello che poi ti aiuta a trovare un lavoro che forse non c'è. Sta creando indotto. Bene, sì. No, vabbè, siamo per le nuvole di Dalla. Viene in mente la canzone che lui ha dedicato a Roma, che è La Sera dei Miracoli. La Corte dei Miracoli. Si è fiutato che sul reddito ci si buttano soldi. Esatto. E quindi chi è nel giro, le informative, ma mi immagino anche poi il... anche le agenzie interinali, certo. Cioè, ci sarà un movimento, però deve partire, perché se non parte... 6 marzo si può fare, certo. Un disastro se non 6 marzo, andiamo avanti. Allora, andiamo in cronaca. Il nascondiglio della droga in un campo di una San Giuliano Terme, 80 kg di hashish scoperti e sequestrati dai carabinieri nell'ambito dell'operazione ribattezzata Due Mondi, condotta tra Pisa, Livorno e L'Elba. Allora, questo è sono reso noto in una conferenza stampa ieri a Livorno, un giro di droga abbastanza importante che da Livorno riforniva l'isola d'Elba. E troncato, insomma, dopo 2 anni di indagine, legami con la Camorra, due personaggi legati a un clan residente all'Elba, avevano dei contatti con un gruppo di albanesi a Livorno e di italiani che gli albanesi importavano, gli italiani smerciavano e così via dicendo. Insomma, in tutto questo un dettaglio che non era stato reso noto per esigenze investigative era questo deposito di 80 kg di hashish. Due Mondi perché... Pisa e Livorno. E questa è... Cioè, che è anche una canzone di Battisti. Io li voglio bene, carabinieri, veramente, però... Cioè, perché il primo arresto dello spacciatore, che è andato poi là a tutta l'indagine, che è durata poi 2 anni, è avvenuta in piazza Garibaldi a Livorno. Ma insomma, ti hanno dato un po' una sensazione di cultura, un po' di... Sì, ho capito. Questa roba da quarta elementare, no? Fantastica l'arma, è fantastica. Vabbè, andiamo avanti.
Allora, da Praga a Prato, fermato il racket dei barboncini maltrattati e venduti. La Guardia di Finanza scopre per caso, dopo un controllo a Gorizia, in una casa toscana spuntano 35 animali. Qui la foto dei barboncini. Ora, non è tanto la cosa in sé che mi ha colpito, ma io, sfogliando velocemente, ho letto da Prada a Prato, traffico di barboncini. E ho pensato in un secondo, ma perché Prada usa barboncini per farci le borse e le scarpe? No, era questa la retroscena che... Praga. Proprio di becca la querela. Barboncini, non abbiamo niente di darla. No, sinceramente, lui era un po' un barboncino. Lui era un po' di scoloso, richiama, esatto, un po' l'iconografia. Andiamo avanti. Allora, litorale decisa la cancellazione di quasi 1800 strisce blu. Il sindaco e i posti auto a pagamento saranno ridotti del 30%, le tariffe in vigore da giugno a settembre restano invariate, quindi meno strisce blu, più parcheggi gratis per tutti. Questa è la decisione del sindaco, sia a Pisa che soprattutto sul litorale. Sul litorale con grande riduzione di spazi blu che diventeranno bianchi e quindi gratuiti. Ma insomma, non mi sembra male in realtà per attrarre turismo, turisti, eccetera. Era anche una promessa fatta in campagna elettorale, quindi insomma mi sembra... Hai centrato pienamente il punto, insomma, questa è un'altra... Io l'unica cosa che ho chiesto, ma non avete paura che diventano gratuiti, uno va al mare, ci lascia la macchina 10 ore, però poi, quindi in realtà non giri niente, cioè nel senso, una volta finito... Come era fino a 2 anni fa, insomma, no? Tra l'altro, no? Esatto. Erano tutti gratuiti, quindi... Poi il mercato si fa all'interno degli stabilimenti balneari, credo, poi alla fine. Sì, infatti. Se poi riuscissero a rivitalizzare tutta la zona della piazza di Tirrenia e anche la zona del Calambrone, quella è una grande sfida. Oltre che ovviamente Marina, perché Marina, insomma, secondo me la perla è Marina di Pisa, comunque. Sei un marinese tu. Cioè, amo più Marina di Tirrenia. Marina di Tirrenia. Sì. Io sì. Va bene, andiamo avanti. Allora, anche il direttore degli Uffizi contro le bancarelle in piazza. Il mondo della cultura e dell'arte mobilitato contro l'ipotesi di riportare sotto la torre a bordo di Api Piaggio le attività di vendita ambulante. Ha avviato una raccolta di firme per richiedere che l'area monumentale resti libera. Allora, posso dire che questa cosa qua è un autogol clamoroso? Perché? Perché, allora, già diciamo che il capoluogo non viene visto esattamente di buon occhio, no? Aeroporto e via dicendo, quindi già l'incursione fiorentina su questa cosa qui. Poi, in un momento in cui uno anche che è perito elettrotecnico viene visto come elite che ha studiato, ci mette bocca, cioè secondo me questa roba qui avrà un effetto deflagrante sulla questione. Cioè, perché i professoroni da Firenze che mettono bocca sulle nostre bancarelle, secondo me... La retorica, sì, visto, non ci sono solo loro, c'era ovviamente anche Setti, c'era Setti, il sovrintendente Burresi, insomma ci sono, sì, no, persone di spessore, esatto, sì. Ma il problema però è serio, cioè ognuno qui può avere la propria posizione, per Piazza Grande, qui Piazza Grande, ovviamente. Ok, poi c'è la Sera dei Miracoli, Piazza dei Miracoli, facciamo il mashup. No, il problema è serio, credo. Tu come la pensi? Allora, personalmente credo che le bancarelle stiano bene fuori da Piazza dei Miracoli, però è chiaro che devi come dire, vado a Pompei, ti faccio un esempio, ce l'ho la piazza piena di bancarelle che mi vende le cose, vado al Colosseo, ce l'ho lo stesso l'intorno, quindi è normale avere in tutte le città turistiche dei posti, certo, all'interno della piazza. Insomma, io personalmente li vedrei bene frazionati, diciamo così, cioè una parte, che ne so, al parcheggio di Via Pietrasantina, una parte largo Cocco Griffi. Sono sicuro che guadagnano lo stesso, guadagnano veramente tanto. Quella casba che c'è lì davanti alla porta è una roba indegna da vedere, no? Cioè, è veramente brutta, non c'è più la visuale della piazza, delle mura, la porta nuova, cioè, esatto. Cioè, ma lì dovresti passare, una soluzione va trovata. La porta con, cioè, un'immagine bellissima. Sì, in qualche modo una soluzione va trovata. È la soluzione che sta prendendo corpo ora in questi di questi Api Piaggio. Io le Api Piaggio non ce le vedrei personalmente, altre cose solo per occasioni super speciali, se movibili, boh. Perché poi ricordiamoci che la destinazione finale delle bancarelle dovrebbe essere il Santa Chiara, l'ex pronto, esatto, soccorso, c'è, cioè il famoso piano C per film, esatto, che prevede questo. Però ci vogliono anni ancora per arrivare lì, credo, no? Quindi c'avevo capelli quando sì, cominciato a stare.
non mi ricordavo, è stata quasi. Mi sembrava di aver fatto il servizio in cui avevano portato via le bancarelle. Non lo so. Due anni fa. 2013. Sei anni. Infatti, mi sono. Ho detto, ma com'è possibile? Poi magari dovrebbero anche smetterla di vendere le magliette di Ronaldo, cioè le cineserie. Cioè, questa, io la penso così. Questo cioè, è un obiettivo, cioè, l'hanno detto. Loro hanno detto basta, bisogna riqualificare la merce. Anche da quel punto di vista è importante, insomma. No? Sì. È giusto trovarci, che ne so, anche il Colosseo, perché è una cosa turistica. Ma le cose che non c'entrano niente col turismo, sì, no, o con la cultura, insomma, ci sono anche delle cose brutte. Esatto. Là, diciamo. Vabbè. Andiamo avanti. Tolti fondi, sindaco in sciopero della fame. Allora, la geotermia toscana dimenticata dallo Stato, il governo cancella gli incentivi a Montieri, comune grossetano premiato dall'Europa l'anno fa, siamo in ginocchio. Questa è la foto di Nicola Verruzzi e la veduta di Montieri, sindaco PD, serve una protesta eclatante come quella dei pastori sardi per il latte. Boh. Vabbè, io, cioè, va apprezzato però l'impegno, insomma, sì, un sindaco che... Sì, Montieri ci sei stato? Tu hai toccato Montieri? Sì, perché vendevano le case a un euro. Ah. Sì, vendevano le case a un euro perché... E quindi ne hai comprate quanto? Sei andato là e... Hai investito? No, 5 euro ce li potevi buttare, nel senso... Diciamo che ho capito. La cosa delle case a un euro... insomma, poi è molto complessa, insomma, non è così semplice. Però c'è un problema di questi borghi che stanno scomparendo, nel senso non ci sta vivendo più nessuno, la popolazione è molto anziana e c'è proprio una divisione, chiaramente i ragazzi non ci vogliono stare e alcuni si stanno ripopolando grazie all'immigrazione, bisogna dirlo, perché poi nel senso lì si trovano case che vengono, e poi soprattutto ad esempio anche nel pistoiese, così lavori di montagna, degli alberi, vengono, insomma, va bene, sono un'attrattiva, quindi va bene. Ok, andiamo avanti. Allora, da una carrellata estera, diciamo, abusi, condannato il cardinale Pell, l'ex tesoriere del Vaticano rischia 50 anni di carcere, in Australia l'accusa molesti e stupro di 2-13 anni in una cattedrale a Melbourne, infatti, il porporato non può vedere i minorenni celebrare messe, da tempo un verso di lui, questa notizia qua, questa condanna arriva nei giorni in cui si sta svolgendo, sta per finire il concilio, anche se non è un concilio, insomma, il sinodo, esatto, sul che tratta proprio di questo argomento, insomma, e il Papa ha confermato le limitazioni, insomma, sembra un gesto importante da sottolineare. Quello che non si dice abbastanza, secondo me, è che il primo a dare veramente la botta grossa a questa roba fu Ratzinger con delle leggi che finalmente equiparavano gli abusi compiuti all'interno del Vaticano, ma non solo, insomma, da parte di membri del clero, a abusi, diciamo, civili, no? Quindi certo, dovevano essere giudicati giustamente, secondo me, da tribunali normali. E sì, c'è molta lentezza, purtroppo c'è molta omertà anche in quel mondo, finalmente qualcosa sta cambiando, però un po' lentamente. È una cosa odiosa, non si dovrebbe nemmeno dire. Ovviamente, quello è... Il rapporto di Dalla con la fede, hai trovato qualcosa? Sì, ce ne sono stranamente tante di canzoni problematiche. Per esempio, lui, un esempio clamoroso è che in uno degli ultimi dischi, che si chiama Il contrario di me, un disco piuttosto brutto, diciamolo, del 2007, ha inciso una canzone chiamata INRI, proprio, che è l'acronimo che era sulla croce di Cristo, esatto. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Esatto. In cui è come se lui gridasse a Dio: sono tuo figlio anch'io, ascoltami. Insomma, è una cosa un po' strana. Lui era un tipo contraddittorio anche da questo punto di vista. Anche negli ultimi anni sono uscite interviste in cui sembrava che lui facesse parte dell'Opus Dei. Sì, esatto, io mi ricordo che una figura abbastanza... Altre in cui invece dice: no, ma non è vero, non ho mai detto di farne parte. Però insomma, il rapporto con la fede, soprattutto negli ultimi anni, è stato molto molto stretto e problematico. Ovviamente era molto vicino al teologo Vito Mancuso, per esempio, era un suo amico personale. Ci sono tanti contatti. Ce ne sono tante. Poi questo fatto che dicevo anche prima, che nei suoi testi ci sono sempre riferimenti al cielo, alle stelle, alla luna, costantemente. Quindi costantemente. Una tensione verso l'alto. Esattamente, diciamo. Da sempre questo. Da sempre. Okay. Il cielo, la canzone Il cielo. Sì, sì. Ok, mi sembra le ultime due abbiamo, velocemente.
no, l'ultima dicono, Trump e Kim, bene, prove di pace, Hanoi blindato per il vertice, le sanzioni nucleari sono sul tavolo del summit in Vietnam tra i due leader, ma tra USA e Corea del Nord il negoziato è difficile, stasera c'è tra i protagonisti. A me questa foto di questi due insieme fa una paura che voi non avete idea. Però cioè, prove di pace sarebbe sempre bene. Sì, 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 ma sono le protagonisti che... cioè, mi sembravano dei Big Jim. È vero, cioè, era una roba... veramente, roba da carnevale. Sì, esatto, esatto, esatto. Di cosplayer. Cioè, cosplayer, esatto. Cosplayer. Va bene, allora, siamo in chiusura. Dici, allora, l'appuntamento okay, è, ricordiamolo. Sì. Allora, Gipsoteca, Gipsoteca, che è in Piazza San Paolo all'Orto accanto al Cinema Odeon, sabato pomeriggio. Cominciamo puntuale alle 16.45 perché cose da sentire e da vedere ce ne sono, esatto, tante. Cosa avete preparato? Allora, abbiamo preparato, come un po' accennavo prima, anche un Dalla a settori, quello più grande ovviamente è quello pop. Però parleremo anche del Dalla, per esempio, nel rapporto col cinema, col teatro. Mi viene da ricordare l'esempio più clamoroso, la colonna sonora di Borotalco di Carlo Verdone, in cui ci sono canzoni sue, sono canzoni suonate dagli stadio, la famosa canzone Grande figlio di puttana, che potevamo, sì, esatto, dedicare anche a qualcuno, a qualcuno, esatto, esatto, lasciamo perdere, scritta da Dalla, fra l'altro. Farò ascoltare un brano inedito per l'Italia che lui nell'83 lui si permetteva di far uscire 45 giri solo in Germania, un pezzo fra l'altro molto divertente, molto, secondo me sarebbe diventato tranquillamente un successo, ma lo conoscono in pochi, si chiama Mon Amour. E altre chicche, altre piccole cose, un Dalla jazzista che per promuovere questo qua, scusa, vai, vai, che è il suo, secondo me il suo ultimo vero grande bel disco, che si chiama Enna, lui andava in giro su un treno e non suonava le canzoni di questo disco, andava in cima alla prima carrozza e suonava il clarinetto con un contrabbassista, suonava il jazz, c'era un tipo così, era... e abbiamo un filmato di lui che suona appunto il clarinetto sul treno, per esempio, una roba breve ovviamente, le cose da far vedere sarebbero veramente infinite. Una che ti ha colpito, una cosa che non ti aspettavi? No, che non mi aspettavo. In questo periodo di preparazione ho approfondito ancora di più la trilogia fatta con Roberto Roversi e, cioè, mi sono, a volte mi sono commosso, ma vedendo proprio, uno sente queste canzoni e dice ma che roba è, poi invece ti leggi i testi e metti insieme quello che dice con quello, che canta, e arrivi in un mondo veramente profondissimo e poco conosciuto purtroppo, quindi okay, questo è da riscoprire sicuramente. Bene, bene, allora appuntamento sabato pomeriggio in discoteca, assolutamente, assolutamente non mancate, e anzi prenotatevi perché rischiate, sì, ci si può prenotare, esatto, sulla pagina Facebook, si chiama Spiriti Solitari questa rassegna, e cercateci su Facebook, ci scrivete, prenotate, venite. Beh, beh, una lodevolissima iniziativa. Bachini, se torni fra noi andiamo a vedere, sì, l'AMMA, sì, 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 se non, cioè, ci sono aggiornamenti all'ultima ora. No, vabbè, sapete cos'è la... Intanto io sbircio cosa sta facendo. Sì, ma fai bene, non tanto niente di... Sapete cos'è la droga Sabo? Sì, Shabu si Shabu, chiama. Shabu. Ma te sei formato sulle droghe? No, vabbè, allora, per un amico, per un amico. mi ha detto un amico che si chiama così. Vabbè, sequestro a Lucca. Ah, va bene. Interessante. Vabbè. Sì, vabbè... Niente, abbiamo detto sono... tutte le cose, esatto, per, sì, fondamentali. Vabbè, andiamo sull'AMMA. Sì. Io volevo far vedere la signora Gioconda, però vabbè. Sì, vabbè, facciamo vedere se ce la fai a mettere la foto di ieri. Sì, la giro un attimo a... la giro un attimo a Luca. A Marco, sì, io, pardon. Esatto. Pardon, è stato un lapsus. Allora... arrivo e vabbè, sì, commentate il LAMMA, grazie. Sarebbe il meteo? Sì, sarebbe, sì, il meteo, vabbè. No, vabbè, dai, lui riesce a fare questa operazione difficilissima di mandare una foto. Sì. No, che questa è comunque una foto. Poi l'avevo promesso che ne parlavamo. Esatto, esatto. Questa che... dovrebbe essere arrivata. No, ci dico la regia ancora di no. Vediamo. Vabbè, dai, insomma, la faremo vedere. Insomma, la faremo vedere. Esatto, ma... tanto non muore. No, scade. C'è il sole. C'è il sole. Pioverà un po' venerdì. Bene. Ma... però è sabato. No, insomma, dai. Tutto bene. No, sabato non può piovere. Esatto. Ci dicono che è arrivata. Eccola qua. Eccola qua. Allora, questa è la scena.
in cui io ero rimasto senza, cioè con la batteria scarica perché ho lasciato i fari accesi per inseguire una vecchina per fare l'intervista. Io l'ho recuperato. Lui mi è venuto a recuperare per attaccare, far partire la macchina, sì. E insieme a noi, Mario Abbondanza, che è quello che è scappato un poco. Ho capito perché vi sta simpatico, perché vi ha aiutato in questa operazione. No, no, ci ha accompagnato, cioè, era lì, capito. Però c'era questa volta di noi tre e il più di... cioè, e, quello messo peggio non era quello che gli è scappato il fuoco. E io ho mandato la foto alla redazione e la redazione cinicamente mi ha risposto: attenzione, non vi prendano fuoco le macchine. Ecco. Esatto, questa, insomma, ci stava. Chiudiamo certo, così. Certo. Allora, noi ci vediamo domani, sempre qua a stessa porta, sempre con Marco Monday. Grazie a Bisegni, Marco Bisegni in regia, Masoni. Con noi ci vediamo sabato, sì. In Gipsoteca, andate tutti. Ah, posso dire una cosa in fondo al velocissimo, che abbiamo iniziato una collaborazione con la Galleria del Disco, volevo dirlo, per cui chi verrà da noi avrà anche uno sconto del 10% su tutti i dischi della Galleria del Disco, e non mi sembra poco di questi tempi. Io gli no, nel senso che me lo stavo scordando fra le tante cose, ma è importante. No, accidenti, visto che i dischi bisogna anche, insomma, farli anche comprare e divulgarli. Assolutamente. Va bene, vi salutiamo, a domani, sigla.